Immacolata! Oggi è un giorno particolare, no? Sì. Dobbiamo fare gli auguri a tutti quelli che si chiamano Concetto, Concetta, Cettina, Concita, mia sorella. Concita, bravissimo. Sì. Sembra bene Immacolata perché si usa di più l'altra desinenza, la concezione, da lì Concetto, Cettina e via discorrendo. Oggi è un giorno particolare perché oggi comincia a fare che cosa? A preparare l'albero. Sì. Si prepara l'albero, si va nel posso garage. Fare, si ti posso va fare la domanda quella proprio più originale, sì, più proprio giornalistica, sì, pregnante, sì, sì, quasi da inchiesta. Sì. Ma tu preferisci l'albero o il presepe? Da piccolo mi sarebbe piaciuto tantissimo il presepe. Mi serve perché io impazzivo. Sì, perché tu mi dai ora questo aspetto sociologico, psicologico. Vai. No, io trasformati in un Paolo Crepe qualsiasi. Io impazzivo per il presepe. Poi quando andavo, c'era un mio zio che era bravissimo nel fare il presepe con tutte queste cartine, carte, carta stagnola, con la carta. Ma quanta carta stagnola aveva? A casa e poi tutta questa carta stagnola, questa polverina bianca che metteva sullo. Ma come fa? Aspetta, ma questo tuo zio? Che... Poi, no, poi tutto un tratto mi hanno detto: ci sai, lo zio è partito, non c'è più. In Colombia? Andato. Forse sì, perché mi dicevano di andare in Sud America. Per una cosa, però questo presepe che era bello, era un presepe animato, era veloce. Sì, almeno noi lo vedevamo animati perché lo zio ci diceva: mettiti vicino. Noi respira l'aria del Natale. L'aria del Natale, e noi vedevamo la stella cometa. La vedavate o c'era? Non lo so se c'erano o meno, c'erano i re magi ancora prima. Ancora prima Re Magi, c'era una cosa che c'erano Pablo. C'era Pablo Escobar e ecco, e Felipe, Pablo Escobar. Uno portava oro, argento e l'altro dollari riciclati da qua. Ah, ma Ciccio, cos'è? E arrivavano su un cargo battente bandiera imperiale. Esatto, e tu non hai mai saputo che cazzo portasse. Non si comportava che... Okay. Che ridi, Ciccio, dai, andiamo. Ti giuro che c'è il sottofondo, non erano le canzoni di Natale, ma era Cocaine di Craig Clapton. Ah, va, dai, ma stai scherzando. No, invece fantastico, dai, Gino. Ci avevo creduto che tu ricordavi quando eri bambino il presepe, invece poi te sei andato su cose che Gratteri ti interrogherebbe. Ma Gratteri, scusi. Era un monologo il suo oppure era un... Ah, straordinario Gino. No, invece proviamo a diventare un po' seri. A noi piace ogni tanto... A proposito dei monologhi. Dei sì, bravo, esattamente, vai. C'è un monologo veramente stupendo, bellissimo. Sì, ora, sì. No, è quasi come se si stesse riscoprendo adesso una Paola Cortellesi. Vero. Perché ora tutti quanti a dire... Molti stanno rosicando perché è veramente brava. Nessuno pensava mai lei potesse... arrivare a fare un film c'è ancora domani, lo ricordiamo, insomma c'è ancora domani tutti quanti, però ricordiamoci che la Cortellesi pur giocando, ridendo, scherzando con la Jalapas non è nuova ad una serie di monologhi, perché questo io l'ho visto poi all'interno di un film, sì, questo monologo, però lei l'ha estrapolato e ci fa vedere una cosa che fa bene ascoltare, perché le donne dovrebbero prendere spunto da lei e cominciare a far proprie queste parole. Che non mi rinnovano il contratto, che l'azienda deve risparmiare, che mi ringrazia per il lavoro svolto, ma non hanno più bisogno di me. E me lo dicono che sta al settimo mese di gravidanza, con mio marito che sta a lavorare in Germania e mia madre che non gliela fa più manca a tenere dritta che la schiena. E che dire, ma come vado avanti io, secondo voi, Che faccio? Per la gente che ti senti? La mia famiglia siamo 3.757.000. Io faccio parte di quel 12% del paese che sta sotto la soglia della povertà. Io non chiedo niente di speciale. Io voglio solo essere ascoltata. Io rivoglio la vita mia. Rivoglio lo stipendio basso mio. Voglio essere premiata perché metto al mondo una creatura. Una donna si rimane incinta, non c'è contratto protetto, rimane sul lastrico. Io non lo voglio il macchinone, i capelli mi lingono da sola, ma ridatemi!
sono pazza, io sono soltanto stanca. Che brava. Straordinaria, straordinaria. Fa rimanere veramente sì. Senza parole. È un'attrice in gamba bravissima. E poi riesce. È sempre della signora Cortellesi c'è uno. Perché anche se non li scrive lei i testi, però li interpreta in una maniera fantastica. C'è ad esempio la declinazione di alcune parole al femminile e alcune parole al maschile. Così come cambiano, e lei dice che tutte quelle cose che al maschile diventano delle cose belle, simpatiche, che quasi danno qualcosa in più all'uomo, sì. Quando sono declinate al femminile diventano veramente brutte. Una per tutte che posso dire, ma quello è un uomo di strada significa che fa un uomo quasi che navigato sì, sì, se sì, tu sì, vai sì. A dire è una donna di strada già diventa una cosa diventa più denigratoria nell'immaginario collettivo, certo. Se tu dici quell'uomo è veramente un playboy, è quasi non una cosa meritoria, si è fatto suo, e se tu dici che una donna che di facili dici, costumi è sì, una donna tipo sì. Diventa è bello. Così ed è molto bravo cortigiano, uomo che vive a corte, cortigiana mignotta, massaggiatore, bravissimo, chinositerapista, massaggiatrice mignotta, uomo di strada vero duro, cioè donna di strada mignotta, uomo senza morale politico, donna senza morale mignotta, intrattenitore uomo socievole, intrattenitrice mignotta. Ragazzi, è così, non c'è niente da fare. È vero. Veramente non c'è niente da e non fare. Ci sono latitudini, caro Gino, erroneamente, e mi piace chiedere venia, sì. Nei primi anni in cui con la famiglia ci trasferimmo a Bologna, vedevi questa diversità, no? Tra alcuni elementi del nord, che poi vedevi magari al sud, ma parlo anche delle mode, di tante cose. E credevo che su ci fosse una mentalità più aperta rispetto alla Sicilia. Nostra, e invece non è proprio così, forse è anche peggio da certe altre parti, ed è verissima questa cosa di come comunque la donna viene vista anche attraverso questi sostantivi, questi esempi che abbiamo visto prima, insomma, come ci sia una diversità di significato. Ma noi ci fermiamo, andiamo in pausa e torniamo e continuiamo a parlare di questo argomento. Pulizia, sanificazione, igienizzazione e disinfezione per tutte le vostre esigenze, da un piccolo locale alla grande industria. Il mondo della pulizia di Igor Castiglia, specializzato in trattamenti in marmo, cotto, pavimento industriale, pulizia di vetrate e prospetti case. Una sola specialità, la fiducia e la soddisfazione dei clienti. Il mondo della pulizia di Igor Castiglia ci trovi in via dello Stadio a Scordia oppure al telefono 347 68 1899. Racconteremo il calcio siciliano professionistico, quindi parleremo del Catania, parleremo del Messina e parleremo del Palermo. È stato veramente un bellissimo ritorno in tua compagnia. Grazie. E parleremo tanto di ovviamente calcio, quindi tenetevi pronti. Seconda parte. Ma dove siamo? Vedi Gino, perché poi è bella la cosa che il nostro, sì. Grazie al nostro Fabio, noi abbiamo la possibilità, senza sì. Sentire freddo, assolutamente pelle no. Da leopardo, no. Da pinguino. Noi stiamo trasmettendo da fuori, ma a parte insonorizzati benissimo. Fammi vedere i rumori di strada. Siamo in, ecco, sì, ecco, qui abita una mia zia, qui siamo a Stoccarda.
Ah, non sapevo avessi delle zie in Germania. Quindi siamo in Germania in questo momento. Sì, dove c'è la torre di Stoccarda, sai quella torre? Da sicca sicca, Longolongo, dove c'è un ristorante e sopra quello che è Berlino, gira. Quello è Stoccarda. Ma che stai dicendo? Stoccarda, Stuttgart. Andiamo a vedere, vedi se è vera questa veramente cosa. Veramente, per favore, la torre di Stoccarda, per favore. Io te lo dico, perché io c'era una pinna. Quando era piccerino io avevo una penna dove c'era la... La torre. Noi facciamo fast checking nelle notizie. Guarda, vediamo. Lo vado a cercare io. Vado a cercare io perché qua è Stoccarda, una grande città della Germania, la città dove vinse la Coppa. Questa è ma la è torre di Stoccarda? Berlino, ho ragione io. Aspetta un attimo. Dammi 100 euro. Aspetta un attimo, fermo. Fermo. Ti faccio vedere la torre di Stoccarda. La torre di Stoccarda, ma io sono la torre di Berlino. Ti dico di sì. Ma chi è quello là, il signore? Cioè, io c'avevo una pinna, con la scritta. La torre. Non posso, mi saccio spiegare. Ma ragazzi, ma noi possiamo ascoltami. Cambiare la geografia così. Torre di Stoccarda. Ma non è che c'è solamente la torre di Pisa. C'è la torre degli Asinelli. C'è la torre a Torino. Ma la non mole. Capito. Ma la mole non è una torre. La mole antonelliana. Che... Ma tu stai cercando, stai cercando di trovare una torre. La torre a Stoccarda non c'è. Guarda dove è la torre di Stoccarda. Non è Berlino. Ma perché non mi devi credere? Questa è diversa da quella di Berlino. Guarda qua. Qual è? Questa è la torre di Stoccarda. Allora, Stoccarda, la torre della televisione. Ah, della televisione! Che c'è? Della televisione. Ma guarda, sono diverse, guardale! Stiamo rovinando... No, ma che stiamo rovinando? Un'amicizia, prima c'era l'amicizia, ora stiamo rovinando le cose. Questo per dirti che non bisogna fermarsi, quando diciamo la torre... C'è una torre di Stoccarda che è... la parte è completamente diversa. Ti perché quella è rotonda, ma perché la torre di Berlino è rotonda, e la parte superiore è rotonda ed è quasi una palla che da dei discoteche dove c'è via luce. Mentre quest'altra qui, questa torre di Stoccarda, questa è una parte. C'è anche l'antenna televisiva, perché così come la Torre Eiffel è nata perché doveva essere una stazione radio, doveva essere un'antenna. Lo sai come essere un'antenna? Quella di Parigi. La Torre Eiffel è nata per cos'è? Per la macchina. Per l'autoradio. Era nata per l'autoradio. Dicevo. Io non so però, mai se stai scherzando. Dice però, come ci mettiamo andare la macchina? Come vai in giro? Con la Torre Eiffel, piglia buona, giusto? Perché piglia che è. Però piglia, con i ciondolini, quelli classici delle macchine. Non vede una stazione. Non vede niente. Dici tu, tu ti immagini su una 127. La Torre Eiffel prima lavorava con gli elettrauti. In realtà, ragazzi, elettrauto Eiffel. Quindi... Ho progettato una torre, dice che è per pigliare la stazione radio. Sì. E lui dice, c'è bello cosa, dice, e la macchina come andiamo? Poi avevano capito che infatti i quattro però tu ti rendi conto come cambia ti rendi conto come cambia come cambiano le abitudini anche degli italiani. Io sono arrivato perché per quanto possa sentirmi veramente un giovincello, ma 50 anni non li devo fare più ormai quasi, giusto? E ricordo ancora mio zio Attilio, mio zio Pippo, mio papà con l'autoradio, che era una specie di scrigno magico. Tu mi confermi questa cosa? Cioè, non era l'importanza solo di gestire la propria macchina, alla quale chiaramente ci si dava il cuore, perché comunque la macchina era importante, ma l'autoradio era come il cuore del cuore. Cioè, loro avevano una cura. La e pesava, io ricordo, possiamo dire, la marca forse non c'è più, l'autobox. C'erano queste dove mettevi la cassetta. Che ne stava passando poi, c'erano anche Voxon. Era una cosa. Ma poi se ne so dove andare, cena nei ristoranti te la portavi dietro. Ma l'antenna, la cosa bella dell'antenna, qual era? Quando tu riuscivi ad avere l'antenna che si alzava da sola. No. Era la cosa bella che tu ci facevi mettere un cappello. Ci facevi mettere un cappello.
Questo serviva a Radio Maria. Mentre Radio Maria si prende ovunque. Si prende ovunque. È l'unica, vabbè, l'unica che. Noi comunque questa cosa delle radio mi piace. Noi chiudiamo questa prima parte. Ancora no? No, la, facevi un la minuto. La chiuderemo. La chiuderemo. Le antenne. Lo confondi, di che siamo? Di che stiamo parlando? Chi siamo noi? Io mi che è la prima, la seconda, non lo so, parla. È la prima parte. È la seconda, però, è la seconda parte di un minuto. Ma... No. Tre per te, c'era lei che bacia parlando. Lui. Bacia allora, siamo nati, siamo tutti tutto l'uomo. Tutto è nato dalla torre, le varie torri che facevano. Però l'importanza, i bambini nascono dalla torre. L'importanza della radio. Perché dico l'importanza della radio? Perché la radio è stato il primo strumento che ha avvicinato un po' le masse. Mi aveva tanto vero che è stato capito anche da lui, mio caro lei, è stato capito da lui. Perché lui la proposta dice, radio, si può parlare a tante persone, non c'è bisogno, io li faccio rinella, mi piace. Ma era prima o dopo la legge Mammì? Molto tempo prima della legge Mammì. Quando la radio era una cosa. Guglielmo Marconi era un ragazzo in calzoni, corti. Guglielmo Marconi. Sai che ho visto il documentario di Guglielmo Marconi? Che in Italia era sbandato. In Italia era sbendato. Cioè tu te ne esci, ho visto la cosa e poi era sbendato. Spiega cose, agli italiani in ascolto cosa vuol dire sbendato. Era preso un po' snobbato, diciamo, era snobbato, gabbato, buggerato per la sua cosa. E poi arriva in Inghilterra e il direttore delle poste inglesi, perché le comunicazioni venivano fatte attraverso la poste, il direttore della posta imbazzivo, andava usciva, diceva, ha chiamato tutti quanti i suoi, c'è bastia, non siete altro, è una vita che studiate proprio in perfetto inglese, sai, con quell'aplombo davanti ad una tazza di tè, perché il discorso che l'ha fatto alle 5, no? Certo, quindi dice, rimaneva una cosa, dice, e guarda, bestia, avanza di altro. Questo, Guglielmo Marconi. È venuto Guglielmo Marconi e ha fatto una cosa che ha sperimentato una cosa pazzesca. Incredibile. La radio veramente grande scoperta. La radio che poi... Sai che io ho partecipato... con Guglielmo Marconi. No, ad una, quando la radio ha festeggiato i 100 anni di Guglielmo Marconi. Dove festeggiato? Dove hai partecipato? In tutta Italia c'era Di syndication, come si dice, c'è tutti insieme? No. C'era la radio italiana, che faceva il giro delle varie città, credo abbiano scelto 10-12 città. Tra cui Catania, a Catania abbiamo partecipato io, le Tagliole e Mario Benuti. Bellissimo. Abbiamo fatto si chiamava Guglielmo 900. Fantastico. Per onorare, diciamo, i 100 anni di Guglielmo Marconi, della radio. Sì, una cosa molto fantastica, anche perché comunque la radio, devo dire che da un punto di vista dei vari mass media, è quella che poi nel tempo ha sempre resistito, mentre la televisione... No, ho sbagliato, non era Mario Venuti, era Luca Madonia. Luca Madonia. Questo grande artista, comunque, certo, anche lui faceva parte di quel meraviglioso gruppo che erano i De Novo. La radio non tramonta mai, cioè attraversa tante tempeste. Allora, ti posso dire una cosa, la radio, a differenza di altri media, la radio è forse il virus per eccellenza, perché non può morire mai, si modifica. Esatto. Ma non può morire mai, perché la radio non è stata soppiantata né dalla televisione, né dal web, né dal giornale, da niente assolutamente. Sì. La radio è sempre il mezzo di comunicazione più rapido, più immediato ed efficace che possa esistere. Viva la radio, viva chi fa la radio, viva ogni cosa. Viva Guglielmo Marconi. Guglielmo Marconi. E salutiamo. A questo fine. Così, in maniera... radiofonica. Allora, in maniera radiofonica, grazie per averci seguito, e sempre grazie al grande nostro papà che è Guglielmo Marconi, che nonostante lui fosse andato in Inghilterra a far fortuna, a far sì che potesse questa ritorna in Italia e fa qualcosa di bello, qualcosa di grande. E vorrei ricordare che la Torre Eiffel